Sì, Gianni Morandi, ti amo. Sì, perché questo è un format interamente basato su Gianni Morandi. Certe storie, vuoi o non vuoi, devono incontrarsi. Per lo stesso discorso della teoria dell'effetto farfalla, che se dall'altra parte del mondo una farfalla batte le ali, da lì a poco, dall'altra parte del mondo, ci sarà un tornado. Questa è un po' la mia storia con Gianni Morandi. Ciao a tutti ragazzi, qui a voi dove tutti siamo di piacere qualche sito di identità. La intro l'ho fatta così nessuno si arrabbia. Come state? Spero tutto bene, anche questo l'ho detto. Siamo finalmente a girare un nuovissimo video, anche perché di vecchi video non ne faccio più. Iniziamo a parlare di tutto ciò che è successo. È successo qualcosa di veramente incredibile, qualcosa di fuori dal mondo. E mi ha fatto credere che esistono dei supereroi in giro per il mondo che fanno sì che determinate cose accadano. Dobbiamo raggiungere i 100.000 like, ragazzi, per questo video speciale, perché un video del genere non lo troverete in nessun angolo nascosto del web, da nessuna parte. Vi ricordo di commentare qui sotto l'hashtag Morandiello, dobbiamo fare il record di commenti. Sapete che io sono innamorato a livelli cronici di Gianni Morandi, e per i fedelissimi iscritti al mio canale forse ricorderanno la serie Gianni Morandi ti amo. Ho portato la serie Gianni Morandi ti amo sul mio canale quando avevo appena 50.000 iscritti, adesso ne ho 1.000.000, quindi c'è la possibilità che 950.000 persone non conoscono la serie Gianni Morandi ti amo. Però in breve era una serie dove io prendevo i top comment nel momento in auge di Gianni Morandi su Facebook, dove caricava miliardi di foto ogni giorno e c'erano tantissime persone che commentavano quelle foto. Gianni Morandi rispondeva alle stesse foto. Gianni Morandi ti amo fu la serie catalizzatrice del mio canale. Grazie a quella serie i miei iscritti si moltiplicarono a dismisura. Speciale 100.000 iscritti, Gianni Morandi ti amo, quinto episodio. Addirittura arriva un video speciale da parte di Gianni Morandi dove si congratula e mi fa gli auguri per i 100.000 iscritti. Ecco il video. Caro Simone, complimenti! Con Gianni Morandi ti amo hai raggiunto più di 100.000 e chissà quanti diventeranno. Devo dire che a guardarti mi diverto moltissimo. Sei troppo bravo, sei simpaticissimo. Ah, volevo dirti che questo video lo sta facendo Anna. Punto, 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 punto. Gianni Morandi ti amo. Ciao Simone, sei bravissimo. Ciao, ciao! Stiamo parlando di 900.000 iscritti fa. Dopo quel video che lui mi ha dedicato per lo speciale 100.000 iscritti, ho sempre sperato in cuor mio che in qualche modo le nostre strade si intrecciassero, che noi due in un modo o nell'altro potevamo essere faccia a faccia. E nulla, la casistica degli eventi non ha mai fatto sì che io e Gianni Morandi potessimo incontrarci nella vita reale. Ma nemmeno per sbaglio, sai, una cosa per sbaglio che dici: oh, è passato... Finché qualche giorno fa ho fatto un evento a Bologna, Bologna Fiere, organizzato da Radio Immaginaria, dove io ero ospite insieme a Jack Nobile. E c'era anche comunque lo di Zerbi, quindi immaginate quanto fossi fomentato già a partecipare a un evento del genere. Poi ad un certo punto arriva il mio momento, la mia ospitata, quindi sul palco. Io salgo, inizio a fare intrattenimento, ridiamo tutti quanti insieme, scherziamo e ci divertiamo tutti quanti. Quando a un certo punto sale lo di Zerbi sul palco, mi ruba il microfono da mano e mi dice: sei Simo, una notizia importante da darti. Ed io lì ero totalmente impanicato, non stavo capendo assolutamente cosa stesse succedendo. A un certo punto Dudi Zerbi in persona mi dice: c'è qualcuno qui che ti ha rubato la tua fidanzata. Perché c'era anche Ludovica presente al mio evento, anche lei ospite di questo evento. E ad un certo punto, ragazzi, io vi giuro sulla cosa più cara che c'ho, mi giro verso destra e io vi giuro che vedo salire sul palco Gianni Morandi e Ludovica mano nella mano. E c'era Gianni che camminava verso di me. Io, ragazzi, sono totalmente caduto in ginocchio. Io vi giuro, ero in ginocchio sul palco. La gente ammutolita, giustamente, perché dice: dove siamo capitati? Siamo venuti qui per l'evento di Howard. All'improvviso c'è Howard e Gianni Morandi insieme sul palco e faccio: che sta succedendo? Io sono rimasto senza parole, perché dietro Gianni poi è salita anche Anna e faccio: dov'è? Sono morto e non lo so, che sta succedendo? E questo è il paradiso. Voi non potete capire che condizioni mentali ero io in quel momento. Facciamo tantissime battute sul palco, iniziamo a parlare, ci apriamo, io dichiaro l'amore ai suoi confronti. Lui si ricordava totalmente tutta la mia serie Gianni Morandi ti amo, perché lui poi l'ha vista tutta quanta, quei 6 episodi di Gianni Morandi ti amo. Anna sul palco che continuava a prendermi per il culo, perché sì, è la verità, perché non credeva che fossi io il tizio che 2 anni prima aveva fatto sta serie totalmente pazza e assurda sul web come Gianni Morandi ti amo. E all'improvviso Gianni dice di cantare una canzone insieme. Io faccio: cosa? Cosa? Gianni Morandi in persona che chiede a Howard, dove è Todd, di cantare una canzone insieme. Siamo seri. Lui dice di voler cantare Volare, giustamente, anche perché, scusate per il disagio, non la conoscevo. Mi sa che dovete avere qualche clip. Ma questo, io non lo faccio, mi fa volare, mi fa volare,
si manca là, si ha rovinato. Parla nada más sul cellulare. Questa grande convinzione che non mi piace poi di stare. Adesso fa che numero siamo esatto, fammi vedere, fammi controllare. Siamo a 1.100.000 su YouTube. È passato un po' di tempo. 1.100.000. Sì. Voi vi rendete conto di cosa avete appena visto? Io più lo guardo, più non ci credo. Pensare che io, perfetto sconosciuto, tizio comune, abitante numero X del pianeta Terra, di poter cantare come un colosso, una pietra militare della musica italiana come Gianni Morandi. Io magari giustamente immagino che tantissimi cantanti che lo fanno di professione hanno come sogno quello di cantare con Gianni Morandi o da artisti di questo calibro. E io, un perfetto sconosciuto, canto con Gianni Morandi. Cosa sta succedendo? Scusate per il disagio, non so che altro aggiungere. Tutto questo che succede nella quotidianità, che da un momento alla mattina ti alzi e dici cercherò di fare schifo meno anche oggi, e poi la sera ti ritrovi a cantare sul palco con Gianni Morandi. Quindi ragazzi, vi ricordo di superare i 100.000 like, di commentare in questo preciso istante qui sotto nei commenti Morandiello, ragazzi, hashtag Morandiello è la ship ufficiale. Qui dal quartier generale di Howard è tutto. Io vi ringrazio per la visione e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bow!